Fa la cosa giusta, edizione 2016. Siamo con l'architetto Giovanni Dalcin, qui a Fa la cosa giusta. Come nasce World Design Art? Ma dunque è un progetto che nasce circa 2 anni fa con l'intento di promuovere questa che fino a 2 anni fa era una passione, che sta diventando un'attività complementare a quella di architetto, e ha l'obiettivo, diciamo così, di autoprodurre oggetti, in particolare in questo periodo lampade, realizzate con materiali di recupero, scarti, che vengono anche spesso dai miei cantieri, da ristrutturazioni. E, diciamo che la cosa da cui parto normalmente è sempre l'oggetto che posso recuperare o sul cantiere o in questi mercati dell'usato, che mi colpisce e a cui cerco di dare una nuova vita. E la luce, in questo caso lampade e illuminazione, mi aiutano, diciamo così, anche a dargli una funzione senza perdere, diciamo, il carattere dell'oggetto che mi ha colpito. Poi c'è una certa attenzione anche all'uso di tecnologia LED, all'assemblaggio, al fatto di non usare colle, quindi a pormi anche il problema di quello che succederà un domani quando qualcuno vuole smontare e disassemblare questi pezzi. Sì. Ad esempio, questa lampada con che cosa è realizzata? Questo ad esempio è realizzata con un vecchio tagliere da cucina, dei mestoli sempre da cucina. Mi affascina un po' anche l'oggetto vecchio arrugginito, che poi pulisco e tratto semplicemente con delle cere, e a cui poi ho applicato, diciamo, un interruttore a leva, quindi un cablaggio con dei cavi in cotone, e diciamo anche qua l'obiettivo è cercare di fare degli assemblaggi semplici a secco in maniera tale che sia tutto smontabile. Quindi l'importanza di riutilizzare e di poter appunto utilizzare questi materiali per produrre qualcosa di nuovo è possibile? Sì, certo, quello che mi affascina appunto è questo: partire da oggetti che hanno poco valore o comunque sono oggetti dimenticati, che non hanno più una funzione, cercare di riportarli in vita, cercando anche di mettere insieme gli oggetti in maniera di fare qualcosa di interessante anche dal punto di vista estetico e formale. Fa la cosa giusta, edizione 2016.